L'han benedetto maestro di vita. Mi stanno scrivendo un po' su questo discorso di smettere di lavorare e vogliono dei consigli da parte del grande maestro di vita L'han benedetto, in particolare anche ai ragazzi giovani. Smettere di lavorare dopo comunque aver lavorato, perché se no, se uno smette di lavorare, se non ha mai lavorato, vuol dire vivere senza lavorare. Allora, vivere senza lavorare o smettere di lavorare lo puoi fare se sei figlio di papà, però non analizziamo questa situazione. Beh, se figlio di papà, tanti vanno a fare l'università, fanno finta di studiare, e poi magari vanno a fare anche, non lo so, altre. Cioè, comunque fanno finta di studiare, intanto non fanno niente, arrivano 30-35 anni, quello che. Però, oppure tanti smettono di lavorare, nel senso che non iniziano neanche a lavorare perché hanno i genitori, conoscono delle situazioni. Oggi c'hanno 40 anni, non hanno mai lavorato un giorno, intanto c'hanno il padre e la madre che lavora, diranno, ma un domani, vabbè, un domani quelli ereditano la casa, roba, arriveranno a 60-65 anni, gli daranno, non lo so, il reddito di cittadinanza, gli daranno la pensione sociale, intanto sono arrivati a 60 anni a fare got. Però per smettere di lavorare, devi comunque ridurre veramente, se non sei, allora, se sei ricco, smetti di lavorare, te lo puoi permettere, cioè, non so, 5-6 case, gli affitti e compagnia varia. Ma se vuoi smettere di lavorare e non fare niente, devi ridurre comunque la spesa. Ridurre la spesa non vuol dire arrivare a livelli di miseria, ok? Quello lì assolutamente no, perché sarebbe. Però, se uno smette di lavorare dopo che ha lavorato 20 anni, ed è riuscito a mettere via, non so, 150-200 mila euro perché un po' ha risparmiato, cosa che io non farei mai perché io ho detto risparmiare zero, però se uno è riuscito a fare quello, un paio di case in affitto, gli entrano quei 600-700 euro, se hai comprato una casa in qualche posto, devi andare a vivere in un posto che comunque ti costa poco. Cioè, se tu smetti di lavorare, l'ultima cosa che tu devi fare è, per esempio, vivere in Italia. O perlomeno in Nord Italia, uno che smette di lavorare e vive un giorno solo della sua vita al Nord Italia, uno che non ha capito niente, non ha capito niente della vita. Quando tu smetti di lavorare, se vuoi smetti di lavorare e hai un paio di case o tre in affitto o ti sei fatto, comunque anche può dire uno, metto una casa in affitto, c'ho via 200.000 euro, inizio a spendere poco, tanto puoi campare, dici vabbè, c'ho 40 anni, intanto quanto qualche campo. Se ne spendo pochissimo, allora devi andare in un posto dove la vita costa veramente poco. Devi andare in un posto dove la vita costa veramente poco. Per esempio, potresti andare in Albania, per modo di dire, dove lì la vita costa poco. Oppure te ne vai a Costineschi, magari te ne vai a Costineschi in Romania, sul Mare Nero, che poi d'estate c'è anche la bella spiaggia Goala, vai lì, che ci sono anche un po' di fate frumase e foca. Ecco, magari vai lì, fai un po', guardi il sole, fai un po' di naturismo, cammini, fai un'alimentazione un po' leggera e lì ti costa poco per dirti. E devi andare in un posto che la vita costa poco, possibilmente dove o il riscaldamento costa poco perché costa poco, tipo, non so, te ne vai sul Mar Nero, dalle parti di Anapa, quelle robe lì, te ne vai giù a Novorossiysk. Oppure vai in un posto, magari in una comunità europea, che sei tranquillo con la sanità. E c'è più o meno sempre bello tutto l'anno. Può essere Malta, può essere le Canarie. Canarie, direi di no. Canarie, lascio aperta solo l'opzione Lanzarote, la parte nord. Oppure la Gomera, perché ci sono dei posti oggi alle Canarie che sono infernali. L'ultimo posto in cui andrei a abitare. Cioè, tipo Fuerteventura è l'ultimo posto che andrei, pieno di italiani, ma pieno di scapoloni, no? Se io devo andare via per vedere quella roba lì, o Tenerife, Tenerife è il peggio, Tenerife è il peggio in assoluto. L'ultimo posto dove vivrei a Tenerife. Dopo che io per anni ho fatto video alle Canarie, sono stato il primo a farli, tanta gente poi è andata. Voi pensate che tutti quelli che abitavano lì, di vecchia generazione, se ne sono andati via praticamente tutti, tutti quelli che erano andati ai tempi. Gente che comunque ha preso case, l'aveva presa pochissimo, adesso le ha rivendute,
mio amico preso è andato via, sta andando a Miami, un altro è andato a vivere ad Almeria, se sta andando in Portogallo, in Spagna del Sud. Ecco, magari posti dove abitava il conte Mascetti, che per esempio a Murcia non costa niente la vita, oppure andare a Elche, vicino ad Alicante, posti meravigliosi dove la vita costa veramente poco. Ecco, bisogna andare lì, bisogna andare in Spagna del Sud, te ne vai, che ne so, c'è anche a Cadiz, per dirti, dove il clima è sempre bello, comunque il costo della vita è molto più basso, certo non devi assolutamente rimanere in Italia, e con quello che tu affitti, diciamo, ti metti una casa, due in affitto, quei 600-700 che prendi, vivi tranquillo. Certo, devi andare lì, oppure te ne vai a Lanzarote, non lo so, te ne vai a Canarie, dove una cagna di birra la paghi 1 euro, alla sera non ti puoi far permettere, non ti puoi non andare a farti un bel aperitivo, una bella cagnetta, ogni tanto vai magari a mangiare il pesce, così in posti che oppure meglio ancora te ne vai in Portogallo, te ne vai lì, 50, 60, 70 centesimi, una birretta, ci sono le tasca, che sono a conduzione familiare, che sono praticamente i posti dove vai a mangiare, che c'è marito o moglie che ti fanno da mangiare. Io mangiai a Lisbona in una tasca con 10 euro, se vai giù in Algarve trovi anche 8, 7, 8 euro. Oh, se prendi 5, 600 euro, 700 euro ti puoi permettere, una volta che c'è la tua casetta che te la sei comprata, che poi non costa niente lì, cioè puoi anche permetterti una volta a settimana, due, andartene fuori a mangiare, cioè tranquillamente, ti fai le tue birrette, fai un po' di palestra, un po' di passeggiate. Te l'ho detto, basta 150.000 euro. Ti prendi due appartamenti, cioè ormai nella mia zona con 50.000 euro un bilocale lo prendi. Le affitti a 400, le affitti a qualcheduno sicuro che ti paga, qualcuno che lavora, non so, nello Stato, qualche maestro, qualche professore, qualcuno che si è trasferito qui che magari lavora in qualche ufficio pubblico o compagnia varia, ti prendi i tuoi 800 euro, ci paghi le tasse e ti rimangono in mano quanto? 600? 500, 600 euro sono più che sufficienti per vivere bene in quei posti lì, però, in quei posti lì. Perché, per esempio, in Portogallo gli stipendi più o meno sono 500-600 euro, al sud della Spagna. È vero, la Spagna ci ha passato come stipendi, che roba, però se vai nel sud la vita costa veramente poco, costa veramente poco. E puoi vivere tranquillo, ti fai una bella vita così, bella, rilassata. E ti alzi la mattina, tranquillo, magari vai a Lanzarote, vai giù dal mio amico Antonio, grande, simpatico, pensionato, vai con lui, ti fai una bella passeggiata, ti fai la mattina un bel caffè, un bel cappuccino. Pomeriggio te ne vai un po' in palestra, vai al mare, alla sera ti fai una bella cagnetta di birra, ogni tanto esci, ti vai a mangiare il pesce in qualche trattoria o vai a mangiarti in qualche posto che non è turistico, perché se vai in qualche posto non è turistico. L'importante è andare dove non ci sono gli italiani, perché dove arrivano gli italiani aumenta tutto. Pensate voi a Tenerife come i prezzi delle case sono triplicati nel giro di pochi anni, cioè triplicati. Lanzarote sono andato, Forteventura sono andato su lì dove era Coralico, sembrava di essere in Italia, sembrava di essere in Italia. Se io devo andare via dall'Italia per andare a sembrare Italia, Tenerife non ne parliamo. Certo, magari anche Tenerife parlo la zona sud, parlo Playa de las Américas, parlo di come si dice, Los Cristianos. E pensare che la prima volta che sono andato io, che andai anni e anni e anni fa a Las Gaetas, le case non costavano niente. Con 15-20 mila euro compravi la casa, non c'era un italiano, era un paradiso. Poi è arrivato Ösh, ha aumentato tutto, aumentato tutto, aumentato tutto. E adesso vabbè, li lasciamo perdere, è diventato un covo di vipere, che per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Lanzarote è ancora abbastanza tra virgolette vergine, ci sono gli italiani, però sono un gruppo di pensionati, non si è ancora formata la schifezza che si è formata a Forteventura o che si è formata a Tenerife. Quindi si ha Gran Canaria è una via di mezzo, però è troppo, diciamo, troppo dispersiva. Io direi che quello lì può essere una soluzione buona, oppure soluzioni più estreme, come può essere dire vado a vivere in Albania, vado anche Malta, adesso sta tirando abbastanza, oppure te ne vai in Romania. Per esempio, io potrei andare in Romania, io parlo anche romeno, quindi potrei trovarmi anche bene lì così. Per dirti, perché lì la vita comunque costa di meno. Certo, Bucarest è diventata cara, però se vai fuori, vai nelle zone, vai giù, te ne vai a Forie, te ne vai in Mangalia, quelle zone lì, o te ne vai fuori dalle città, vai magari in piccoli centri come possono essere, non so, Sebes, Sibiu. Sibiu, beh, Sibiu è carina, per esempio.
Ecco, vai lì, puoi trovare, sicuramente la vita costa di meno, una vita più a portata di uomo. Quindi smetti di lavorare, si può fare, sei via 150.000 euro, ti prendi due case, una dove vai a vivere all'estero. All'estero devi andare, però non devi stare qui da noi, cioè qui in Italia ormai, cioè, costa troppo tutto, sarebbe meglio andare comunque, ecco, l'ideale è che se tu te ne vai a Lanzarote, elimini anche il problema di riscaldamento e via. Parte che poi a Lanzarote c'è anche gente che io conosco io, certo non devi andare col giro, roba, però col giro che conosco io puoi trovare da di donne spagnole direttamente, 400-450 puoi trovare lì d'affitto, quindi se riesci a prendere, no, parte che no, però la cosa migliore sarebbe prendersi una casetta, così almeno elimini anche pure quella spesa lì. Niente, un saluto a tutti dalla Benedetto.